Sono le 6 della mattina e io mi sono alzata così presto, ancora con il buio, perché oggi voglio farmi i muscoli. Venite con me. Allora, Paolo ci è venuto a prendere. Paolo è lui. Ciao Paolo. Ciao. Che tutte le mattine a quest'ora sono le 6:20, ci è venuto a prendere. Esce con la sua barca qua nel golfo di La Spezia per andare a fare muscoli, che sarebbero le cozze, però muscoli è troppo bello. Io da quando vengo qua non li chiamo più cozze, anzi mi fa, mi dà quasi fastidio chiamarle cozze, li chiamo muscoli, ormai per me sono i muscoli. Poi è anche figo che vengo a farmi i muscoli, no? E staremo, quanto staremo fuori? Tutta la mattina, finché non fa caldo. Finché non fa caldo ce ne torniamo dentro. Adesso passiamo sotto questo ponte levatoio e ci passo sempre con la macchina. Poi quando abitavo a Puglia, quando dovevo andare a Spezia, ci passavo praticamente tutti i giorni. Ora vabbè, sto alle grazie, però insomma per andare a Lerici si fa. Adesso ci passo sotto, è divertente. Buongiorno. Buongiorno. Ah, qui siamo circondati da muscolai, da muscolosi, e sono tutti i colleghi di Paolo, si sono ritrovati qui. Adesso magari vado a chiedere qualcosa, se questa è una specie di quartier generale o cosa, eh. Metto la mascherina, ecco fatto. Andiamo. Buongiorno, magari chiedo a te, ma questa è una specie di... Marianna? Sì! Ah, siamo amici su Facebook. Ma veramente? Sì, Massimo. Piacere. Piacere, la famosa Vacarella. Ma che bello, infatti dagli occhi, è lei o non è lei? Però mi metto la mascherina. La tua contagio. Barca qual è? La seconda, quella lì. Sì. Sulla, quella lavatrice, come dice lui, che macchina è? È una lavatrice sgranatrice, praticamente lava i muscoli e li separa, diciamo, li sgrana. Adesso siamo arrivati nel vivaio. Proprio. Nei vivai, perché ce ne sono tantissimi qua e ognuno c'ha il suo, no? Ogni barca c'ha il suo. Noi adesso abbiamo cambiato barca e siamo con Gianni e Luca, perché Paolo doveva andare da un'altra parte, quindi poi ci siamo smistati, siamo scesi e ora tutti poi si ritrovano qua, no? Si spengono i motori, anche si chiacchiera fra una barca e l'altra, se il fiatone lo permette. Adesso mi dicono che con questi berricelli si riesce insomma a faticare un po' meno, perché tonnellate e tonnellate da tirare su con le spalle, cioè, finché avevamo 25 anni ancora, ma adesso magari anche no. Allora, questi muscoli adesso arrivano dall'Adriatico e per farli diventare più buoni li mettiamo nel mare spezzino, perché diventano più buoni. Ah, questa è la zona dei vivai, che è divisa in zone, ognuno ha la sua zona. Sarà meglio che così, non lo fai il discorso, se manco ci verba. Ma io dico sempre un po' delle minchiate nei miei video, quindi ci sta, sono abituato, il mio pubblico è abituato. Okay, io sparo un po' così, un po' a ridere, però è vero, no? Ognuno, questa è la zona dei vivai e ognuno ha la sua zona. Senti un po', ma queste, allora, questi filari non si chiamano? Reste. E quanto devono stare giù in acqua prima di diventare buone da mangiare? Ci stanno all'incirca 6 mesi. 6 mesi solo? Sì, 6 mesi. Queste qua. E invece quando proprio dalla semina, dalla praticamente semina, si mette quello che te hai fatto nel 2019, quelli nel 2022. 2019 nasce il seme, lo innesti nel
2020 e lo vendi tre anni. Posso metterne giù una io? Proviamo. Allora, male che vada ti metti la muta, la vai a prendere. È leggera. Sì, basta che sia stagna. Come ce l'hai la muta stagna? No. La punizione è accertata. Nuda, in costume. Allora, apro qua. Sì. Giusto? La metto un po' più alla luce. Ok, faccio entrare questo. Ok. Vediamo se ho imparato la lezione. Qui quanti però? Cacchio, non fa. Ah, no. Sì. Ok. Sulla vindia. La vindia è. Sono quei cavi praticamente orizzontali che vedi. La vindia. Vindia. Perché ogni. Queste sono corde, giusto? Sì. Ogni corda c'ha il suo nome. Sì, sono pratiche, perché sennò non riusciamo a distinguere. Queste non va a aiutare, eh? No, no, sono ok. Okay. Qua adesso abbasso un pochino. Dunque, su questa più grossa o su quella più fine? Questa. Su questa qua. Qui? Lì. Okay. Non è che fate i furbi, qua che sto in questa posizione. No! Ok. Fatto. Vuoi controllare? Ti fidi? Mi fido. Che responsabilità. Ma adesso prendo questo e pian pianino la calo, giusto? Non stai scivolare nell'acqua delicatamente. No, una muscolaia muscolosa. Ok. Adesso che ora vi ho rallentato finire. Il lavoro. Ora devi finire. Tutti. Tutti. Devo togliere la giacca però per finirli. Ci spostiamo? Da quando è che fai questo lavoro? Dal 94. Quanti anni avevi? Adesso così sappiamo quanti anni hai però. Ce n'avevo 12. Ero appena nato. Quanti anni ha? 50. Guardalo, perché ha lavorato da solo. Allora adesso dai, me la fa pagare. Dai, hai cominciato? Ho iniziato a 24 anni. A 24 anni? Sì. E li tiravi su a mano, non c'avevi il verricello? Si lavorava tutta a mano con quel fuerce, si ci metteva così, si tiravano sulle vindie, si agganciavano con quella corda al capistrello e poi tutto a mano. Qua siamo piccoli, autonomi. Ma, e scusami, lavoriamo ancora in maniera artigiana. Voi lavorate tutti i giorni, no? Sì. Cosa fate tutti i giorni? Nel senso, tutti i giorni mettete giù, no, o tirate su? Noi praticamente, adesso è il periodo che praticamente tiri su delle corde piene di seme, quelle che ti ho detto che noi mettiamo per catturare il seme, vengono tirate sulla barca a mano, vengono messe sulla sana, quel banco di quella lavoro. Quella si chiama sana? Sì. Okay. Vengono messi su quel banco di lavoro, vengono sfilati e vengono tutti messi nei tubetti piccoli e messi su. Quali tubetti? Classici tubi da canala. Tubi da canala. Vedi che ci sono tante misure in base sì. alla dimensione del tubo. Perché ogni metro. Ma quindi cambia tutti i giorni. Tutti i giorni ne fate un pezzettino. Sì, tutti i giorni un po'. E poi quando diventa più grande dovete cambiare il tubo. Sì. Ah. Metti a rete così ce ne metti 5 rete. Poi sì. di qua lo riempi con i muscoli piccoli, mano a mano li fai uscire e questo viene riempito con dentro i muscoli. Capito, io pensavo e che rimanesse crescono, dentro al tubo. No, poi esce. Crescono okay. e rimangono legati a questa. Okay. Il muscolo si attacca. Okay. E diventano sì, come sì. quelli che abbiamo buttato giù adesso, okay. dentro c'è la rete così. Come fai a capire quando sono pronti? Quando c'hanno la misura. E qual è la misura? La misura minima sarebbe. Cioè, hai fatto una misura sì, pazzesca. Ho fatto con le mie mani. Perché la misura per essere venduta, la soglia minima è 5 cm. E questo lo chiamavano una volta l'oro nero, perché c'eravamo solo noi, vendevamo da tutte le parti. Ormai è un lavoro come un altro, poi diciamo che non è perché più facile una, per una nessuno. Perché una volta si facevano solo qua? Una volta si facevano qua e a Taranto. Infatti anche quelle di Taranto sono famose. Sì, anche ma le cose sono più di buone. Taranto queste sono molto simili a queste, dipende dalla zona dove le prendono. Ma i più buoni, proprio uno deve dirlo fra i due,
Vabbè, questo è un discorso che io sarei di parte se ti dico i miei, non sarebbe corretto. Sii onesto con te stesso e di quali sono i più buoni. No, i più buoni sono, penso, i nostri, perché abbiamo meno acqua dolce, ma solo per okay. un discorso di acqua, nel senso, perché noi il muscolo di Spezia non serve neanche salarlo quando te ci fai la pasta, perché l'acqua è talmente è acqua salata, non c'è nessun, non è mescolata con acqua dolce. Soffriamo di più nella produzione perché cresce più lentamente avendo l'acqua più pulita, però poi abbiamo il vantaggio che insomma quando c'è sono più saporiti, via. Questo è, i muscoli di Spezia sono i migliori del mondo. Sì, e non sono neanche stato di parte, È stato sincero e onesto con al 100%. Niente campanilismo. Gianni e Luca ci hanno riportato da Paolo, facciamo cambi equipaggi. Allora vado, No, prima ti spogli, sul vero senso della parola mi ridai la cerata, poi vai dove vuoi. Bene. Sì, dunque, ecco, ho le mani così fredde che non riesco neanche a schiacciare. Aiutami, dai. Tanto ci sono 3 kg di roba qui, non è che me ne tocchi. Hai messo la rovescia, ecco. Ecco. Okay. Ok. Beh. Hai pure spogliato una donna stamattina. Vedi? Sono sempre all'avanguardia. Se ne fa così, guarda che non ci le fa. Il passaggio di testimone. Grazie. Quello lì, vedi, da donna ti viene meglio vedertelo, perché è un grembiule per lavare i piatti. Sì, ma non è mica una massaia anni 50. Oh, Sai che tu sei amico di cose, di feltri. È vero. Adesso ci do una, letteralmente una grattata, cioè li sgrano e poi li mettiamo in acqua. Dentro al tubo. Dentro alle ceste, no, dentro alle ceste. Le mettiamo in acqua e le appendiamo a pulirsi. Adesso il prossimo. Questo è come un modo di lavorare come si faceva tempo fa. Ora abbiamo. Tempo fa. Ora usiamo i macchinari che lavano meglio, fanno meglio, però ti ripeto. E quindi questo era normale fino a che. Ma ancora adesso c'è gente che ci lavora comunque. Ma che proprio invece c'era solo questo? 30 anni fa. Oh. 30 anni fa, sì. Sei d'accordo che i muscoli di Spezia siano più buoni di quelli di Taranto? Ma non voglio fare la guerra tra. No, niente Spezia guerra. Sono due cose diverse. Taranto hanno una tradizione secolare. Più che Spezia? Sì. Ah. Alla fine poi. E come mai la corrente determina la cicciosità, diciamo la. No, è la forma della conchiglia. Sì. Perché te devi pensare che lo scopo dei molluschi è quello di filtrare l'acqua. Quindi allora, secondo di com'è la corrente, tendono ad andare più in fuori rispetto al pergolaro per prendere più corrente. Ah. Per cui se loro hanno sufficiente mangiare, crescono diciamo più in larghezza e meno in lunghezza. È una regola empirica, sì, non sì, è sì, una sì. cosa su base scientifica, cioè in teoria volendo sì, però diciamo che la semplifichiamo. E per cui crescono più larghi. Dove c'è più competizione, dove c'è più corrente, loro tendono ad andare più in fuori se c'è più competizione, quindi vengono un po' più allungati. Che sono quelle fuori diga? Fuori diga sì, perché c'è molta corrente, molta turbolenza, quindi. Cioè c'è meno cibo. Dal punto di vista sì, del fitoplancton c'è meno. E Paolo, oltre a fare i muscoli, ma anche le ostriche! Sì, non solo io. Siamo in. Però tu sei stato uno dei primi. Sì, va bene. No, diciamolo, via, diciamolo. Insieme a Manuele. Insieme a Manuele. Insieme a Emanuele. Il mio complice. Ne apro una io. Andiamo a fare gameo qua. Guarda che andare al pronto soccorso è lunga qua a Marca lì. No, oh, ci va Marco. Allora, ma lui se l'annusa, capisce? Io ti spiego. Sì. Allora, il coltello va preso pollice qua, okay. E indice qua, in modo che se ti scappa non ti ferisci qua. Ok, okay, così. Mm-hmm. Poi lo devi inserire qua in mezzo. Ok.
e piano piano, non sì, facendo così, okay, ma facendo così, sì, piano piano lo fai entrare. Quando entra la lama, sì, devi recidere il recidere il muscolo che c'è qua. A quel punto, una volta che hai reciso il muscolo, senti che si apre bene e la apri anche con le mani. Qui? Sì, qui mi sembra piano giusto. Piano piano. Sì. Un po' più indietro. Sento un leggerissimo cedimento. Continua a fare così. Ma proprio leggerissimo, eh? Sì, va bene. Eh? Vero? Sì, sì. Questa è la colazione dei campioni. Siamo arrivati allo stabilibuzzatore, insomma, dove purificano i muscoli, le cozze, come le vogliamo chiamare. Queste qui le abbiamo ben massaggiate, pulite, così, e adesso qua verranno depurate, i termini tecnici adesso semmai glieli chiedo, e decantate, quel che è è una bilancia, le pesano, un tot al chilo e via. Allora, ho capito che i muscoli si dividono, adesso abbiamo preso quelli spagnoli che le hai messe nella cassa dei muscoli spagnoli e poi la cassa dei muscoli spezzini. Adesso con queste casse che si fa? Come funziona? Allora, le casse sono, diciamo, segnate, marchiate, ogni beans ha il suo numero e in base al nostro piano di tracciabilità verranno separati i due lotti, perché questi sono muscoli spagnoli che sono allevati in Spagna, noi li rimergiamo e li rivendiamo come allevato Spagna, okay, e quelli lì sono muscoli di Spezia, sono allevati qui e li rivendiamo come muscoli di Spezia. Dopo aver decantato arrivano qua e le insacchettano e poi vanno direttamente al consumatore, quindi diciamo da qui escono dalla cella a frigo, vanno ai vari punti vendita che poi dopo arriveranno sulla tavola del consumatore. Oh, allora, stamattina mi sono svegliata all'alba alle 5 col buio ancora per andare a prendere questi muscoli, finalmente li abbiamo impacchettati alla fine di questa mattinata e mo me li vado a mangiare. Prego. Grazie. Questi sono i muscoli ripieni. Ripieni di che? Allora, sono ripieni. Ah, innanzitutto partiamo dai muscoli che devono essere i muscoli, se possibile, spezzini. Assolutamente. Assolutamente. Sono i meglio, anche se detto poi per il ripieno, dentro il ripieno, soprattutto tanto muscolo tritato, parmigiano, uovo, mollica di pane ma non molta, bagnata nel latte, sale. E il ripieno è fatto. E ti ho rubato la ricetta. Abbiamo capito. È tutta una scusa. È vero, ho rubato. Ma me l'immaginavo. Adesso a costo di ustionarmi le mani. Sono ustionanti. Allora, che dite? La mangio con la forchetta come fanno le persone serie o me la mangio così? La mangio così. Deliziosi. Anche la puccia è buonissima. Buonissimo. Detto questo, sconta, nell'ingordigia che mi fa non andare troppo veloce, e
Mo mi mangio i muscoli e ci vediamo al prossimo video. Ve li ho fatti vedere i muscoli, no?